Ed eccoci agli Eastern Studios di Milano per l'edizione 2022 dei Legal Community Tax Awards, l'evento che celebra l'eccellenza in termini di studi professionali, quindi legali e tributari e professionisti nell'ambito fiscale. Sono tantissimi i temi sulla bocca di tutti e sui principali giornali di questi tempi. Andiamo a chiedere a qualcuno dei protagonisti della serata cosa ne pensa. È un momento particolare per il sistema fiscale globale, oserei dire. Si parla molto ultimamente di Global Minimum Tax. Qual è la sua visione al proposito? Ma sicuramente è un'iniziativa interessante, va però osservata e vista da un punto di vista geopolitico più ampio. Gli Stati Uniti l'hanno sicuramente spinta molto. In parallelo a questo però gli Stati Uniti hanno abbassato la loro aliquota fiscale in maniera molto significativa, al 21%, e hanno introdotto un aggressivo piano di reshoring, quindi la loro intenzione è chiaramente quella di rimpatriare le produzioni, che hanno visto da un punto di vista strategico un problema di supply chain sia col Covid che adesso con la guerra. Quindi se noi come Italia non ci attrezziamo per qualcosa di simile, rischiamo di vederci portar via, vuoi dagli Stati Uniti, vuoi dalla Francia che ha un piano di reshoring molto aggressivo, vuoi dall'Inghilterra, grandi opportunità. Le società che possono godere di questa, in modo vantaggioso di questa nuova agevolazione, sono differenti rispetto a quelle al vecchio patent box, in quanto il vecchio patent box era, a parte che aveva una struttura diversa, ma comunque era molto importante per delle società inutile fiscale. Invece con il nuovo patent box anche le società in perdita possono trovare un giovamento, perché comunque aumentano le perdite e quindi possono riportare le perdite al futuro. È stagione di riforme, soprattutto in ambito fiscale. La riforma del fisco sta tenendo un po' banco sulle prime pagine di tutti i giornali in questo periodo. Qual è la sua idea al riguardo? Allora, la riforma del fisco ha molte sfaccettature in questo momento. La parte che più interessa, diciamo, il pubblico è chiaramente la riforma dell'imposizione personale, sulla quale molto è stato già detto. In un mio intervento qualche mese fa sulla stampa sottolineavo come bisogna pensare non solo all'aliquota ma anche alla base imponibile, e su questo ci sarà molto lavoro da fare. C'è una riforma della quale si sta discutendo molto invece con riferimento proprio al contenzioso tributario. Si parla di giudici speciali, si parla di giudici di carriera. Sicuramente è una riforma necessaria, è venuto il momento di intervenire, quindi noi operatori speriamo che venga il più presto possibile. Veniamo da una stagione che, complice ovviamente il periodo pandemico, è stata incentrata dal punto di vista tax su bonus, incentivi. Crede che questa stagione di incentivi proseguirà anche in futuro? Ma io penso di sì, nel senso che se guardiamo all'economia nel suo complesso, come è stata colpita dal Covid e come sarà colpita dagli effetti della guerra, perché non li abbiamo ancora visti ma ci saranno, è necessariamente una spinta a livello statale, con incentivi, con sussidi e comunque con investimenti, sarà necessaria. Quindi penso che proseguirà, ovviamente con alcune modifiche. Abbiamo visto tutti come alcuni degli incentivi sono stati abusati. Questo è un periodo molto impegnato per i dipartimenti transfer pricing degli studi legali. Sarà così anche in futuro secondo lei? Sì, beh, diciamo che è un periodo in cui ci stiamo concentrando più che altro sulle attività di compliance. Il fermo nelle verifiche, per fortuna, diciamo, ha indirizzato la nostra attività più che altro sulla pianificazione, la gestione delle documentazioni. In futuro secondo me le cose andranno un pochino a cambiare, cioè immagino un settore in cui si ridurranno le occasioni di conflitto con l'amministrazione e aumenteranno le occasioni di collaborazione. Forse per chi fa il nostro lavoro diventerà molto importante iniziare anche a occuparsi di estero e di coordinamento delle attività estere e di quello che succede nelle subsidiary delle multinazionali italiane, di eventuali contenziosi, di policy transfer pricing, eccetera. Però in Italia secondo me lo scenario è, diciamo, sta cambiando, e secondo me a brevissimo vedremo una forte riduzione dell'attività di contenzioso e un incremento dell'attività di collaborazione con l'amministrazione. Ma io credo sia importante a questo punto uscire da una situazione di gestione dell'emergenza e affrontare
la riforma fiscale, come diceva lei, in modo sistematico, quindi con una visione d'insieme e di lungo termine. Adesso è in discussione il progetto di riforma, ci sono vari aspetti che devono essere visti bene, dalla riforma delle rendite finanziarie ad altri aspetti. Credo sia un'occasione molto importante per aiutare la crescita e lo sviluppo, ma continuando a dare delle certezze agli investitori, appunto in un'ottica di ripartenza, perché come tutti sappiamo, insomma, quasi finita la fase emergenziale, se n'è aperta purtroppo un'altra a causa dei conflitti, e quindi diciamo la leva fiscale in vari settori può essere molto importante per aiutare la ripartenza. Grazie mille.